Allora, in front of a lunch, I know lines. Sbarco Hey, from dell'uomo home, sulla I Luna, told c'è you mai can't go stato? where Abbiamo it's con at. noi Don't la expand moglie di your uno degli horizon. See what you astronauti want che to addirittura find. si pensa che erano già Expand sulla your Luna mind quando è and arrivato it's a simple mind. l'Apollo Live and 11. try Buongiorno alla rest signora your glory. Carmela Find Lipari, the day una settle dance. italo-americana che è stata What sposata con weather? Michael Lipari. What Signora accounts can Lipari, a cos'è Varian successo advance veramente on? quella sera sulla Luna? Ma in realtà sono state dette un mucchio di sciocchezze nel corso di questi anni. Io sin da subito ho capito che sarebbe stato pericoloso parlare e mio marito ha dovuto mantenere un segreto militare e non ha potuto neanche con i propri figli dire la verità, ma io la verità la conosco molto bene. Almeno non come è stato ora. L'uomo è stato sulla Luna, ma non come lo raccontano loro. What In che sense, senso signora? the Cosa è Russian successo teleport quella sera? has? Ma guardi, anche con un minimo di intelligenza ci possono arrivare tutti. Secondo lei, quando l'uomo è arrivato sulla Luna e ha messo il primo piede sulla Luna, chi è che era lì a fargli le fotografie, a fare il video? Hanno fatto anche un video dall'alto. Ora, non è che c'erano tutte queste telecamere nascoste come nei film di fantascienza. Era chiaramente mio marito, che era già andato lì qualche giorno prima, si era sistemato, e l'aveva fatto tutte le foto. Quindi quando Louis Armstrong, che comunque era padrino di mio figlio, il mio secondo figlio, e ha messo il primo piede sulla Luna, c'era già mio marito con la telecamerina, che era una Super 8 che noi avevamo utilizzato anche durante un filmino, abbiamo fatto durante il nostro matrimonio, ha fatto il filmino pure a Louis Armstrong. Alla NASA ovviamente l'hanno ringraziato molto per questo apporto. Well, and time on Quindi suo Mars and marito è finds andato a new qualche giorno dweller prima, when it came, ma the non ha detto solidarity nulla for il always vicinato, there. non vedendo suo marito per qualche giorno? Com'è stata presa questa cosa? Com'è stata spiegata? Ma mio marito sostanzialmente è sempre stato una persona molto schiva, non aveva amici e questo alla NASA faceva ovviamente comodo. Per questo motivo io penso che è stato selezionato per questo programma. Mio marito era già andato lì sulla Luna, dove ovviamente tutto quello che ci dicono non è vero. Perché se non ci fosse gravità volerebbero, invece loro camminavano sulla Luna, tant'è che mio marito si è portato proprio il motorino, in modo tale che, siccome è andato qualche giorno prima, si è fatto pure qualche giretto sulla Luna, perché per non annoiarsi all'epoca non è che c'erano tablet, telefonini, che uno si mette a giocare o va su internet. E allora lui, per passare un po' il tempo, con il motorino si è fatto un paio di giri. È andato nella parte scura della Luna, la Dark Side of the Moon, e ha visto tante cose, ha visto i pianeti, insomma, poi ci ha portato pure delle pietre, così che mi ricordo a me e a mia madre. Lui era molto affezionato alla famiglia. Ma'am, I want to tell of our Signora, plans and eppure what di suo happens on marito the non si è land mai inside the saputo moon. nulla, nessuno sa nulla. Questa è una grande ingiustizia che infatti in famiglia l'abbiamo sempre sentita sulla pelle. Vede, mio marito, tra l'altro, ha visto quella frase di Armstrong, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità? Beh, doveva dirla Armstrong, però, come è noto, Armstrong è balbuziente, non riusciva a pronunciarla bene, ha provato almeno 16-17 volte quella mattina, prima della diretta, e non ci riusciva, e quindi da Houston hanno chiamato mio marito e gli hanno detto: guarda, falla tu. E infatti tanto nessuno poteva vedere il labiale, erano tutti coperti dallo scafandro, e quindi mio marito con il microfono del suo scafandro ha detto quella frase. Tra l'altro non so se ha notato che si sente anche un po' di motorino di sottofondo, perché aveva la marmitta un po' smarmittata, perché mio marito comunque amava truccare di motorini.
Thank you, Ms. Lipari, for this Signora Lipari, grazie per questa grandissima testimonianza. Prima di lasciarci, volevo chiederle un'ultima cosa. Visto che suo marito ha visto il mondo, l'universo dalla Luna, la Terra gira davvero intorno al Sole? No, guardi, mio marito non ha visto il sole, anche perché sono partiti di notte.